cambiamenti climatici sono uno dei temi del presente, del prossimo futuro e del futuro a medio e lungo termine. Ma il tema dei cambiamenti climatici, l'agricoltura in particolare, sta entrando nella discussione. Sarà una delle tematiche che verrà affrontate in modo molto più concreto e fattivo nei prossimi anni. La soluzione sta nei comportamenti individuali e nei comportamenti delle singole imprese. Ne consegue un'assunzione di responsabilità in prima persona da parte di chi ha una particolare attenzione alla comunità. Capire come contenere questi cambiamenti per noi quanto mai fondamentali, soprattutto in termini di prospettiva. Serve un'attenzione da parte di tutta la comunità, di tutta la società civile. Per una grande azienda è importante occuparsi di questi argomenti perché si incide sull'ambiente in cui si vive. I grandi numeri fanno sì di essere aziende significative che possono portare un contributo reale. Noi ci occupiamo di questo tema da molto tempo. In primo luogo abbiamo cominciato a occuparcene per la parte industriale. Nella parte agricola e zootecnica i nostri allevatori da tempo sono abituati a produrre secondo parametri di qualità, una qualità che attiene ai temi dell'ambiente. Decliniamo tutte le azioni lungo la filiera produttiva, quindi dalle produzioni in campo, dallo sviluppo dei prodotti, negli stabilimenti di produzione, logistica, magazzini, punti vendita, passando attraverso la produzione dei prodotti green. Guardiamo dall'uso dei fertilizzanti chimici, l'utilizzo dei principi attivi per quanto riguarda la difesa delle colture, l'utilizzo delle macchine, l'apporto idrico da dare alle piante, in termini poi è chiaro anche produttivi perché ne deriva la redditività delle nostre colture. Anni fa Parmareggio ha iniziato ad occuparsi della parte produttiva, la parte industriale, cercando di impattare sulla riduzione dell'energia, del gas, dell'acqua e ad arrivare a un efficientamento molto importante. Noi abbiamo iniziato a fare l'analisi di ciclo di vita dei prodotti ma più di una quindicina di anni fa. La parte di impatto relativo alla coltivazione, in particolare alla coltivazione del grano, è stata una delle prime cose che abbiamo scoperto come essere significative, tanto da iniziare a provare a sviluppare alcuni progetti. È emerso che c'era la possibilità da una parte di ridurre gli impatti, ma dall'altra parte di riuscire anche a far guadagnare maggiormente anche gli agricoltori. Climate change è l'identificazione e la promozione poi di pratiche più sostenibili in agricoltura e in allevamento che possano permettere l'abbassamento delle emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti. Climate change è come affrontare la sostenibilità per il futuro dell'azienda, perché inevitabilmente gli obiettivi che ci siamo dati è quello di ridurre quasi l'80% la CO2 emessa nei prossimi 40 anni. E il mondo agricolo in questo ha un ruolo, tra l'altro diverso dagli altri, perché può essere un problema ma può anche essere un'opportunità. Il progetto significa rendere queste pratiche ordinarie, comuni nel quotidiano. Sono passaggi che non sono immediati perché serve anche una cultura, serve una formazione da parte degli addetti, però l'importante è partire. Nel momento in cui si è immaginato un progetto del genere, abbiamo pensato che il nostro gruppo non potesse non farne parte. Climate Changer per noi è stata innanzitutto un'ottima occasione per focalizzare l'attenzione sul primo segmento della nostra filiera. Ci siamo occupati del sistema agricolo. Rappresenta per noi una grande risorsa. Abbiamo deciso di partecipare come partner a questo importante progetto Climate Change perché COP, sempre attenta ai temi della sostenibilità, vuole giocare un ruolo attivo e innovativo in tutti i possibili ambiti che possono avere un importante impatto a livello di ambiente. I progetti di sostenibilità non possono essere sviluppati da soli. È assolutamente necessario mettersi attorno a un tavolo con i vari attori che si ritrovano a lavorare sullo stesso territorio. Attorno a un tavolo con anche un attore istituzionale che riesce in qualche maniera a fare da governo delle politiche agricole, in questo caso della regione Emilia-Romagna, risulta essere importante per favorire questo sviluppo verso un'agricoltura più sostenibile. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare insieme. Questa è una grande novità, una grande opportunità, perché mettiamo insieme anche filiere tra loro apparentemente distanti, meno distanti di quanto si pensi, e condividendo di più
le strategie, i protocolli, le informazioni, è sicuramente più facile raggiungere dei risultati che individualmente sono sicuramente molto più impegnativi. Lavorare insieme è la base di tutto. Non può essere solo un comparto che si fa carico di una problematica, ma deve essere un tema affrontato a 360 gradi da parte di tutti coloro che condividono questo obiettivo. Con questa iniziativa noi ci aspettiamo un futuro non più semplice, sicuramente più leale nei confronti delle cose di cui stiamo discutendo, meno burocratico, più sostanziale. Ci aspettiamo una concentrazione sui temi essenziali e quindi un controllo sulla filiera che sia di merito. Ci aspettiamo l'identificazione e l'implementazione di queste best practices che riteniamo opportuno vengano implementate lungo tutte le filiere produttive. Questo progetto noi ci crediamo molto, lo riteniamo molto molto importante, il capire cioè come le produzioni ortofrutticole vanno ad impattare sulla emissione dei cosiddetti gas serra. Un obiettivo che è ambizioso, quello del climate changer, e stiamo parlando di aziende che già avevano un buon grado sia di innovazione tecnologica che buone pratiche già abbastanza strutturate. Credo che il valore aggiunto ottenuto sia stato quello di poter ragionare anche di quanto queste buone pratiche siano sostenibili economicamente nel tempo. Riuscire a mettere attorno a un tavolo, fornire degli strumenti per fare delle programmazioni pluriennali in modo tale da riuscire a capire in che modo si può ottimizzare l'uso del territorio nel migliore dei modi possibili è una di quelle sfide che progetti di questo genere riescono ad aiutare. Con climate change il futuro potrà essere una minore quantità di emissioni in atmosfera. Con climate changer si può affrontare un futuro più sostenibile. In climate changer ci sono i presupposti per un mondo più vivibile e più sostenibile. Noi abbiamo l'obbligo di preservare questo pianeta anche per le generazioni che verranno. Con climate changer saremo in grado di garantire un futuro più sano, più sereno ai nostri figli.